Commissione culturale. Siamo qui pronti per l'intervista. Con Danno stasera è un evento unico, come stai diversi, avremo caos, danno, rigettare i piatti, un evento unico per la nostra città. Partiamo subito da poco tempo con domande velocissime. Nuovo CD, sono passati diversi tempi, che è successo? Un sacco di cose, alcune belle, alcune brutte, in realtà le cose che andavano avanti e di quello che è successo non posso dire. In realtà insomma, uno vive, cresce, ha un'esperienza, ci siamo trovati senza Iswan, per cui a un certo punto abbiamo dovuto porci il problema di cercare un unico produttore per cercare di ricreare un nuovo suono del Collio invece andare da più persone. Abbiamo provato una scelta, poi non siamo stati troppo convinti, poi abbiamo cominciato a collaborare con Mr. Phil, con Squarta, con Scena e ci siamo convinti che la cosa migliore sarebbe stata prendere insomma, più persone, unirle a un team creativo. Sì. Questo comunque richiede tempo, richiede organizzazione. Poi noi siamo proprio lenti, ci a scrivere una strofa, un pezzo ci metto pure 2 mesi. Quindi me la prendo comoda, preferisco così, c'è i miei tempi. Sì e no, nel senso che è un'autoproduzione non politica, non c'è nessuna ideologia politica dietro, io non sono a priori contro la legge, io penso che comunque il primo ad avere la responsabilità del disco che esce è l'artista, non è mai la legge. Per cui se un artista fa un disco più commerciale perché si sente sotto pressione, perché si è sotto una legge, non si va per forza accusare la legge, perché l'artista stesso che decide di scegliere, cioè di migliorare il proprio suono, se prima aveva un altro suono. Sì, ma va bene, cioè nel senso in realtà filmare per la manager, se pensi che il tuo prodotto debba essere, debba arrivare a più gente possibile, perché è un prodotto molto commerciabile, devi andare per la manager, se no è inutile. Noi abbiamo fatto questo disco senza nessuno scopo preciso. Non volevamo diventare ricchi, non volevamo diventare famosi, non volevamo arrivare al grande pubblico, volevamo fare un bel disco. Quindi poi andando a parlare un po' con un po' di etichette indipendenti, un ledger, parlando fra di noi abbiamo deciso, sentendo come il disco che abbiamo fatto, secondo noi l'autoproduzione è la soluzione migliore, ce la gestiamo noi, ci facciamo il nostro business e cerchiamo noi di muoverci all'interno del mercato discografico, perché comunque secondo me questo non è un disco che ha, non so, 2 o 3 singoloni da radio, è un disco tutto completo dall'inizio alla fine, quindi meglio che ce lo vendiamo noi, la gente se lo compra da noi, concerti, anche per avere un po' più di proprietà sul master, poter decidere noi un paio di cose rispetto a prima. Io ho notato, questa è una chiave di lettura personale, mi è sembrato che non ci sia scritto la persona di una certa età, più grande, è rivolto a persone più mature, più rispetto a quello che mediamente è su questo progetto. La pioggia sempre, la stessa sorriso, sono tracce che le loro testi sono indirizzate a chi ha visto certe cose. Sì, quindi anche graficamente è la metodo d'utenza. Sì, beh, ma sai che, no, è giusto quello che dici, in realtà molti l'hanno nominato questa cosa, il disco maturo è sicuro, a me fa piacere, in realtà pure questa è una cosa abbastanza spontanea, cioè penso che non debba parlare di te e debba rivolgersi un po' alla tua gente, se tu che fai rap cresci, il tuo rap dovrebbe in teoria crescere. Quindi noi essendo persone con una certa testa, un certo modo di vedere le cose, un certo linguaggio, un certo modo di pensare, non abbiamo fatto altro che mettere noi stessi questi pezzi e cercare di rivolgersi alla nostra gente che negli anni è cresciuta con noi, senza magari trascurare, cioè pensando anche comunque al ragazzino che sta vicino a me, a piacere. Però poi forse troppo la domanda a chi piace, piacerà, non piacerà, finisce con noi, ci finisce noi. Quindi alla fine questi pezzi sono una cosa. Questo è il nostro modo di fare rap, questo è il nostro modo di scrivere, ci abbiamo più di 30 anni, tutti e tre, inevitabile. Io che ascoltavo di Centro del Piano, prima di ascoltare di Mendes, ho notato un cambiamento in lui di essere a Roma, dal Centro del Piano, era in Firenze. Anche lì, sì, perché Scienza WH noi ci vivevamo a Roma da più Pischelli,
e dal pischello che c'ha la fissa per il rap, si chi lavoricchiava, io facevo l'università, comunque c'era la vita da branco con il super crew di 30 persone, fa le 6 del mattino ogni giorno, sta a trastevere, le birre, le canne, con gli amici. Poi cresci, le strade, come diceva Nas, no? I migliori amici diventano un po' strani, quindi perdi di vista tante situazioni, tante persone, ti cambia il modo di vivere, ti cambia il modo di vedere le cose, mettici anche che Ronzu è un po' esploso in questi anni, quindi noi siamo passati da una dimensione di branco e di crew hip hop a una dimensione molto più solitaria, proprio di comporre, nel confrontarci tra noi, che spesso non confronta tra noi. Quindi c'è una sorta più anche di solitudine, di amarezza o forse di disillusione nei confronti di una città come Roma, che da Pischelli ci sembrava bellissima, adesso mi sembra bellissima ma anche parecchio infame, parecchio cinica, parecchio fredda, non così accogliente come uno pensa, che già i romani sono tutti le core, le facciate, poi in realtà a Roma ognuno si fa i cazzi suoi. Noi per primi, ma non con la cattiveria, proprio questa città così grossa che poi ti porta un po' a isolarti, a stare un po' più nella tua zona, a dove cercare di esprimerla.